Ciao a tutti, sono Mattia, bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di HTX, vi mostro velocemente come è cambiato il menu sul radiocomando. In realtà è tutto basato su una logica che si ripete, che è favorire l'utilizzo del touchscreen su radiocomandi che, come nel mio caso con la TX16S, hanno uno schermo touchscreen. Prima di mostrarvi velocemente questo, due parole sull'aggiornamento a HTX. Anche per 2.8 io vi consiglio di fare l'aggiornamento tramite HTX Buddy, su cui ho un video che vi lascio linkato in descrizione. È un procedimento estremamente semplice che per mia esperienza funziona sempre molto bene. Anche quando ho acquistato recentemente questa TX16S che aveva una vecchissima versione di OpenTX installato, ho collegato il radiocomando al PC, fatto partire Buddy e mi ha fatto tutto l'aggiornamento a 2.8 direttamente senza nessuna noia. Vi consiglio di passare a HTX anche se non vi interessano le funzioni che ha in più rispetto a OpenTX, tipo la gestione touchscreen, il nuovo menu, tutta l'interfaccia, tutte le cose che ha anche a livello di compatibilità con i protocolli più recenti, perché appunto HTX sta andando avanti, vengono fissati tanti bug che erano presenti in OpenTX, bug che magari non conosciamo neanche, ma che sicuramente impariamo a conoscere sempre nel momento peggiore. E non vedo proprio nessun motivo per rimanere su OpenTX rispetto al passaggio a HTX. Altra cosa che secondo me dovrebbe spingervi a passare a HTX è che tutti i protocolli come ad esempio ExpressRS 3.0 oppure anche Ghost oppure anche i nuovi firmware più recenti di TBS vengono provati da gente che sta usando radiocomandi con HTX. Quindi se c'è un bug sull'OpenTX di un anno fa che non fa funzionare ExpressRS come dovrebbe, probabilmente gli sviluppatori di ExpressRS non se ne accorgono e magari ve ne accorgete voi sempre nel momento meno opportuno. Quindi passate a HTX. Ci vogliono veramente 5 minuti col Buddy e non ve ne pentirete assolutamente. Detto questo, vi mostro un po' l'interfaccia, ovviamente sulla mia Radio Master, perché essendo una dei radiocomandi touchscreen è una di quelle in cui la differenza è più marcata. Allora, vediamo innanzitutto schermata iniziale, qua non c'è niente di molto diverso, però cambia la modalità di accesso al menu, vedete tocco e ho 8 opzioni, mentre prima ce n'erano di meno, non si riusciva a fare tutto da questo menu. Se da questo menu vado in Radio Settings, vedete che questa è la logica nuova su cui poi si basano tutte le modifiche al firmware. Cioè, sono state divise le schermate in modo che sia più facile accedervi con i touchscreen. Qua, ad esempio, se io entro in questa schermata che è la schermata Tools, vedete che ho i miei Lua script divisi in questo modo, molto più facili da premere rispetto a quando erano una lista nella versione precedente. Se io ne apro uno a caso, che comunque non funzionerà perché non ho droni collegati. Se provo tipo il Lua di ExpressRS, entro e poi qui caricherebbe il Lua se avessi il modulo collegato. Si può uscire sempre tenendo premuto il tasto Return, quindi da quel punto di vista non cambia. Se andiamo in SD card, qui vedete rimane la lista, però anche qua per esempio hanno spaziato meglio le varie voci della lista e quindi è più facile accedere e controllare le varie cartelle. Infine, anche comunque gli altri menu, vedete che hanno un po' di suddivisioni e sotto menu dove si può andare a pescare le impostazioni solo di quella parte lì. Per esempio, sono entrato in quello della backlight, si può tornare indietro sempre toccando l'angolo in alto a sinistra ed è sempre un modo per rendere completamente touch l'interfaccia. C'è sempre la possibilità di modificare i temi, ma vedete che vi mostra qui un'anteprima animata di quelle che sono le schermate varie dei temi. E poi per il resto non c'è molto in realtà da dire se non che tutta l'interfaccia è fatta per il touch. Qui vedete la schermata di selezione dei modelli che è cambiata molto e ci sono queste categorie, si va a selezionare una di queste categorie per restringere il numero di modelli che ci mostra. Per esempio, se vado a cliccare Racing,
mi mostra solo i quad da racing. Per selezionarne uno lo si tiene premuto e poi qua esce il sottomenu su cui si può andare a fare select mode e ovviamente dà gli avvisi di quel modello lì. Se andiamo a modificare un modello invece sempre si preme una volta su model, oppure andando da qua model setting, e questa schermata è molto simile la prima parte, anche se è spaziata meglio sempre per accedervi con il touch. E poi qui vedete che tutto è stato suddiviso in categorie per avere meno roba tutta nella stessa schermata. Ad esempio vado in external RF, vedete mi mostra il mio external RF scelto, che è Ghost in questo caso. Si può sempre tornare indietro e qua tutte le categorie che per esempio noi nei droni non utilizziamo non ce le troviamo davanti e andiamo a toccarle solo se ci serve, mentre le cose più importanti, che sono per esempio ADC filter off, che va controllato sempre modello per modello, sono sempre nella schermata iniziale. Avete anche sempre nella schermata principale la possibilità di attivare o disattivare le global function per questo modello. Le global function sono quelle per esempio che vi permettono di avere la luminosità dello schermo su un potenziometro. Poi sempre stessa logica, flight mode, che è una schermata che nei droni non usiamo. Input, qui abbiamo la possibilità di creare i vari input degli switch, quindi andando per esempio a creare uno switch nuovo vado a prendere l'SC e si fa sempre per esempio source, muovo lo switch, me lo trova, vedete tutto touchscreen, weight, offset, è tutto uguale, però tutto più in grande in modo che sia più facile da toccare. Torni indietro, poi abbiamo mix, che è sempre assolutamente identico a come era prima, sempre più in grande, più facile da toccare in questo caso. Qui gli output, dove possiamo controllare che i nostri gimbal funzionino correttamente. Qui ho i gimbal digitali che sto testando, vedete che sono praticamente perfetti come stabilità, anche se purtroppo ve lo accenno in questo video perché ormai penso che non sia possibile trovare una soluzione. I gimbal digitali a quanto pare sono limitati a una frequenza di 100 Hz, quindi per me che voglio usare ExpressRS 500 non vanno bene, ma magari farò un video a riguardo. E poi tutto il resto rimane sempre uguale, ma sempre con la possibilità di far tutto via touch. Special function ad esempio è sempre tutto tramite touch, tutto molto semplice da configurare usando lo schermo della TX16S e di altri radiocomandi appunto touchscreen. Ovviamente si può fare tutto anche con il roller, con i tasti, ma se vi abituate al touchscreen i tasti non li usate mai più secondo me. Qua vedete per esempio la schermata telemetry, io non ho niente attivato in telemetry sui quad da gara perché ho un protocollo su Ghost che non usa la telemetria, quindi qua è tutto vuoto, ma funziona sempre allo stesso modo col Discover New Sensors e poi con le solite impostazioni che vi ho mostrato più e più volte nell'arco di vari anni con OpenTX, che è sempre sul sistema su cui si basa EdgeTX. Al di là di questo in realtà non c'è molto secondo me da mostrare senza annoiarvi più di tanto, perché vi ripeto rimane tutto uguale, cambia solo la logica dell'interfaccia grafica. Allo stato attuale secondo me non c'è nessun motivo per rimanere su OpenTX e vi consiglio assolutamente di usare EdgeTX. Se usate il modulo interno magari ricordatevi di aggiornare anche il modulo interno, e colgo l'occasione anche per dirvi che con 2.8 funziona molto bene anche il Companion, come eravate abituati a usarlo magari su OpenTX. Io non lo uso mai perché preferisco fare tutto dallo schermo della radio piuttosto che andare ad utilizzare il computer, però per chi è abituato a usare Companion sappiate che c'è la possibilità di scaricarlo e di utilizzarlo anche per EdgeTX ora. Se avete domande o cose che volete vedere in particolare magari segnalatemelo nei commenti e vedrò di fare un video specifico, però ci tenevo a mostrarvi un po' l'interfaccia così velocemente per farvi rendere conto se effettivamente l'upgrade vi serve. Io ripeto, se venite da OpenTX sicuramente passate a EdgeTX. Se volete una versione un po' più stabile andate sulla 2.7.1, ma anche questa 2.8 secondo me è assolutamente affidabile ai livelli sicuramente più alti rispetto a OpenTX, che per quanto mi riguarda è morto,
anche come aggiornamenti ormai non c'è nulla su OpenTX. In descrizione i vari link, soprattutto a guide precedenti su OpenTX o EdgeTX. Spero che questo video vi sia stato d'aiuto, se è stato iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e cliccate sulla campanella per ricevere notifiche ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Grazie per l'attenzione, ciao!